Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo superato brillantemente la nostra challenge battendo Valerio non utilizzando più di 3 pozioni. Ma ragazzi, abbiamo ottenuto lui, lo vedete qua, cosa apro il menu a fare? Wally, il nostro Porygon Z, che è veramente, ragazzi, un Pokémon spettacolare. Prima di iniziare però volevo scusarmi con un utente, un iscritto, sia il Cicotta, che era quello che aveva fatto la challenge dello scorso episodio. Ti giuro, figliolo, che mi sono dimenticato totalmente di mettere il tuo commento nel video. Lo vedi qua adesso, ti ho anche nominato. Spero di essermi fatto perdonare, insomma, veramente mi dispiace, ci sono rimasto male perché poi dopo, quando mi sono accorto in fase di editing che mancava, ho tirato giù le madonne dal calendario. In ogni caso, ragazzi, passando finalmente a questo nuovo episodio, la challenge di oggi è, e stavolta il commento devo cercare di ricordarmelo perché altrimenti poi sono cazzi per me, non utilizzare per più di 3 volte la stessa mossa. Questo vuol dire, per esempio, che Fuji non potrà utilizzare per 3 volte di fila il suo pestone o veleno croce. Questa regola, interpretandola a maniera mia, si applica non, diciamo, per ogni singola battaglia, ecco, ma se ad esempio per una battaglia utilizzo 2 volte pestone e vinco, in quella dopo potrò utilizzarlo una sola volta prima di, diciamo, prima di non poterlo più fare. Non è che ogni battaglia sono 3 volte, sennò poi è troppo facile. Detto ciò, ragazzi, io sono davvero contentissimo di come sta andando la serie. I primi 2 episodi ha raggiunto, cioè, 200 mi piace, non li raggiungo nei video assurdi e li stiamo raggiungendo in un let's play. Mi piacerebbe davvero che lo facessimo un'altra volta, che comunque lasciaste tanti bei mi piace per sostenere me, questa serie, il nostro canale, tutti insieme appassionatamente. Basta, ho già perso troppo tempo, oggi dobbiamo andare a fare tante bellissime cose, signori miei. Dobbiamo andare a fare la grotta di mezzo, dobbiamo andare a fare il pozzo Slowpoke, insomma ce n'è di roba. Grotta di mezzo dove, vi ricordo, abbiamo già mandato a puttane la scorsa cattura per colpa della challenge punitiva. Ok, perfetto, allora direi che possiamo iniziare a non velocizzare. Non ho diminuito la qualità del gioco, tra l'altro, rispetto a quanto avevo detto nello scorso episodio. Sono una persona incoerente? No, semplicemente non cambia nulla, è il gioco che va così, no, io non ci posso fare nulla. Bellissimo sto Tylof, però ti devi levare, ce ne sono tanti di Tylof in sto gioco, effettivamente. Vediamo cos'è questo. Perché il mio entusiasmo deve subito smorzarsi così? Ora, questa qua non è la strada giusta per andare verso Azzalina, ma noi la prendiamo lo stesso. Eccolo qua, mangia fuoco. Una grotta non fa paura se è illuminata. Nessun Pokémon fa paura se sei forte. Peccato che sei un mangiafuoco del cavolo e quindi non sarai forte. Vedrete anche che ho cambiato le cuffiette. Mi ricordi qualcuno? Tipo un allenatore... Tipo che aveva un Rattata che poi è stato randomizzato con uno spill. Muori, ti prego. Pestone e stab dovrebbe andare giù. Ricordiamoci che non possiamo utilizzare pestone per più di 2 volte da adesso in poi. Ovviamente poi nel momento in cui io cambierò mossa, ovviamente la regola va a svanirsi. Quindi va a svanirsi, si dirà, non lo so. Cioè sta di fatto che appena io utilizzo un'altra mossa, poi posso riutilizzare pestone 3 volte, perché la regola dice consecutivamente. Allora, vediamo un po'. Creepy trova MT53, barriera. L'ho tolta tipo ieri a Mewtwo. Ok, forse avrei dovuto prendere dei repelle. Bello, Shinx sarebbe stata tanta roba. Peccato che per colpa della challenge punitiva, tanto il Pokémon l'abbiamo dovuto se... Ah, io sono andato totalmente a caso, invece sì, c'era una Vigor Banda, perfetto. Cioè, banda nel senso che, cioè, è una banda con vigore, cioè... Sì. Ok, va bene. Benissimo. Bacca Cyrus, non ci credo, questo qua è tornato dal mondo distorto sotto forma di Bac. Basta, oddio raga, sono già troppi. Ma poi Moltres, ma perché nella grotta di... Ah, ho capito come è andata a finire, adesso ve lo racconto come... Allora, avete presente che abbiamo trovato Tylof prima? No. Ecco, Tylof stava volando tranquillamente in questa grotta. Quando a un certo punto lui, il mangiafuoco, gli ha sputato le fiamme addosso. Ecco come è nato Moltres. Bene, andate a diffondere il verbo tra i vostri amici, spiegategli l'origine di Moltres. Cancro. No, ok, no, non dovresti avere pedinombra tu.
Ok, perfetto, proseguiamo. Vai così, avventuriero. Ehi, ma che sorpresa, non pensavo di trovare qualcuno qui. No, giura, ci passo solo dal 2001. Wow, Swimmer. Lei ha appena catturato. Com'è Swimmer? Cioè, lui ha proprio il fisico scolpito. Cioè, perché lui è montanaro e quindi, cioè, la roccia scolpisce. Datemi una forbice, mi prego. Non ho una forbice, l'ho buttata via, quella del Factime che dovreste aver visto martedì, non l'ho ancora editato, l'ho solo registrato, spero vi sia piaciuto. Ciao Shinx, è stato un piacere conoscerti. Allora, Wall-E 141, siamo a due pestone, giusto? Sì, in teoria. Ok, perfetto, Creepy riceve pochissimi soldi perché sono obiettivamente pochi, guadagno di più con la partner. Ancora, l'ombra, questo qua è quello che abbiamo scartato nello scorso episodio per colpa di alcune belle penitenze che mi sono dimenticato di fare, cioè, scusate, di alcune challenge che mi sono dimenticato di fare che poi hanno portato delle penitenze. Ok, allora, calma. Andiamo di sbriciol mano. Ok, adesso sì, ci siamo spostati su sbriciol mano, quindi non possiamo utilizzarla per 3 volte di fila. Quando ti faccio? Orco Giuda! Gli ho fatto malissimo! L'ho seccato sul posto, fermi, Relicant. No, ok, devo switchare per forza con Relicant. Mandiamo Fuji, facciamo spaccaroccia, vai così. Madonna, raga, si può che... Due leggendari in 6 minuti, assurdo, veramente. Nel frattempo comunque abbiamo un team della Madonna sul serio. Per ora, a parte, vabbè, Mega Power, che quella parte lì è particolare. Non abbiamo mai avuto difficoltà, penso. Intanto muore Relicant, perfetto, vai così. Battuto il nuotatore provetto, anche lui, perfetto, tutti che nuotano in sto gioco. Me la ricordavo più corta sta grotta, effettivamente. Oni, questo qua penso si trovi anche normalmente qua, sapete? Nel frattempo mi sono fatto, non so se l'ho fatto vedere, ma c'ho tipo una scorta di pozioni. Grazie. Ne abbiamo 5, quindi dovrebbero bastarci in teoria. Spero che la facecam si veda bene. In teoria sì, però non si sa mai, raga. Sempre meglio chiedersi se la facecam si registra bene. Così almeno se nel video registra male, poi potrete dire: ma lui aveva detto che registrava. Vuol dire che se ne era accorto. È un grande youtuber, sto impazzendo, ammazzatemi. Mangiafuoco, un altro, vediamo un po' chi è tu. Chef, sì, esatto. Cleffa, sì. Tutto bellissimo. Aspetta, un bijou. L'ultima mossa che ho usato è stata Pestone su Dialga. Non mi ricordo mai. Non mi ricordo mai nella vita, raga. Ah no, ok, l'altro Pokémon era Fuji, perfetto, l'ultimo, quindi amen. Pestone, vai così. Allora, su Wall-E la regola non dovrebbe avere un particolare problema, diciamo, perché comunque ha tutte mosse di tipo normale, quindi mal che vada lo switch-up. Il problema potrebbe porsi nel momento in cui, che ne so, c'è un Pokémon di tipo spettro, noi abbiamo Sage, così, no? Fuji, che è una mossa di tipo normale, una mossa di tipo lotta e una mossa di tipo veleno. E non potrei usare veleno croce per 3 volte di fila, cioè lì verrebbe fuori un po' un casino. Allora, fermi. Ho usato Pestone, vabbè, usiamone un altro a sto punto. Vai così, vediamo se lo mandiamo giù. Ma penso di sì perché è stab e Wall-E, raga, è fortino. Sei una figlia di puttana. Che poi no, è maschio. Sto Vileplume, l'allenatore pure è maschio. Quindi non so perché figlia di puttana sarà figlio di puttana, semmai. Olè, battuta. Ah, perché era Anna, giustamente. È una mangiafuoca. Come direbbero da nessuna parte. Non lo dice nessuno. Creepy, sta impazzendo. Ok, perfetto. Si è disintossicato. È uscito dal tunnel della droga. Cos'è? Una bacca. Roccia calda. Vabbè. Anche questo qua, ovviamente, è vicino al mangiafuoco. Perché, ovviamente, il mangiafuoco, giustamente, si diverte a sputare fiamme su. Piplop, che figo! Si diverte, dicevo, a sputare fiamme sulle rocce che poi ovviamente diventano calde, povere loro, cioè sabbia fiume. Sta diventando fastidioso sabbia fiume di Wall-E, devo ammetterlo, perché, sì, perché mi interrompe il momento clou della giornata. Quando ti viene fuori Ilix, sbriccio il mano, non penso che ti mandi a casa, anzi, tutt'altro, infatti non gli ho fatto una sega, non farmi male. Orco 2. Ok, perfetto, calma, 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 calma. Pensavo obiettivamente peggio. Allora, Terra Tempesta ci colpisce, un altro sbriciol ma... Come? Ah, è vero che cambia con i PP, mannaggia, con i PS, mannaggia. Zampillo, ok, no, Zampillo non mi fa nulla. Oddio, quanto è pericoloso sto Omastar, raga, mamma mia. Adesso, vediamo, non so se lo butto giù con Pestone, però. A parte che ho finito i sbriciol mano ormai. Pestone, vai giù. Ok, critical, secondo me, raga, sto critical, questo è stato fondamentale.
Anche perché, minchia, se poi avessi usato Zuccato e avesse crittato, io sarei andato a casa. Ok, perfetto. Wally vuole imparare. No, un'altra mossa di normale. Ma mi stai pigliando per il culo, ma davvero? Allora, fermi, fatemi vedere un po' in giro. No, ma va, che blocca, blocca. Ne ho 400, tutte uguali ste mosse che ho. Allora, via. Mettiamo davanti Fuji, che è rimasto sotto di livello inspiegabilmente. Di qua ci sarà... è possibile che... ah no, è vero, ah perché giusto raga, qua in questa grotta qua, il venerdì se non sbaglio, usando il surf si dovrebbe poter trovare l'Apras, che io tecnicamente non ho mai preso, intanto raga gli alberi che si muovono, che io non ho mai preso tra l'altro l'Apras, forse una sola volta, in... non ricordo sinceramente quando, però probabilmente durante un allenamento a Soul Silver per 2 anni fa per la serie. Fune di fuga alla fine della grotta. Siete tutti degli stronzi. Nel frattempo, ragazzi, percorso 33, cattura. E non dico cattura così a caso, perché io questa volta il Pokémon lo prendo. Io lo prendo. Me lo impongo. Quindi, se devo prendere il Pokémon, in teoria spacca roccia. Non dovrebbe essere così forte come mossa, a meno che non mi capita un Pokémon di tipo normale. Allora a quel punto, vabbè, bestemmio e Dio, non è un problema. Allora, prendiamo anche questa ghicocca nera, perfetto. Quella tipa lì mi dà qualche strumento, qualcosa, non lo so, si prostituisce, qualcosa. Pant Pant, vendi i pantaloni per caso? No, niente da fare, fai schifo. Cerchiamo sto benemato Pokémon, ti prego. Cioè, allora, il Pokémon è buono. Sarebbe il ritorno di Blur dallo scorso episodio, oddio, ciao. Dalla scorsa Elimination Lock... la pietra lunare, cazzo, che due palle. Non la troverò mai, allora spacca roccia, non è molto efficace, non ti butta giù, non ti butta giù. Ok, perfetto, ce la possiamo fare. Ok, non ti attacco neanche. Sparatemi nei coglioni. Allora, io adesso ho paura perché gli ho diminuito la difesa. Forse ce la faccio, niente che... Prego, Gesù, bambino, Ave Maria, grazie pleno. Grazie, grazie. Ho avuto paura, tu sei figlio di puttana, però vabbè, questi sono dettagli. Allora, proviamo a prenderlo con una Pokéball, sì, vai di cattiveria. Allora, io non ci conto, raga, cioè, non sarà così facile. Uno, due, tre, sì, 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 sì. Terzo membro di squadra, Nidorino, tipo veleno, ottimo così, a cova uova, mi sembra un buon Pokémon. Realizza le grandi orecchie per esaminare la zona. Se avverte qualcosa, attacca immediatamente. Mi fa piacere, davvero. Allora, lo chiamiamo Blur, ovviamente, raga, per in memoria, raga, di quel Blur che è stato eliminato malissimo dall'eliminazione, dalla sfida eliminazione, come la chiamerebbero in Italia. Fab. Vaffanculo, Fab. Allora, vediamo che strumento hai. Fertile rapido, sapete che risate se avesse avuto la pietra lunare, veramente. Allora, sì. Di grazie, emulatore. Bello, bello, bello. Allora, sbaghiamo il gioco, grazie. Ok, perfetto. Raga, dovremmo conviverci con questi bug, sappiatelo. Allora, mettiamolo davanti, direi di cominciare a fare un po' di switch, giusto così per allenarlo un pochino. No, non curiamo nessuno, lo switchiamo subito, tanto adesso appena affrontiamo questo qua che mi ha tipo inchiodato. C'ho un Nidorino da una parte e un avventurino dall'altra, mi stanno stuprando malissimo. Urku Giuda era cross livello 11, stai scherzando? Non fare mosse di coleottero, figliolo. Non farlo. Guardate che fa mega corno e mi sciotta Fuji. Io bestemmio Gesù. Forza sfera, ok, perfetto. Tipo lotta, sì. Forza sfera, non mi fa troppo, ok, perfetto. Boh, vado di pestone. Ricordiamoci sempre della challenge, raga. Quindi non posso utilizzarlo per più di due volte, ok, seccato sul posto. Tra l'altro, sì, spaccaroccio prima l'ho utilizzata solo due volte, per fortuna. Non ho visto che mossa lui voglia imparare. Allora, al posto di scudo acido, raga, sporco lancio è una mossa che utilizzerò solo in casi estremi, perché... perché è abbastanza pericolosa. Marip. Allora, io per non rischiare che ho già perso il conto, vado di spaccaroccia che so che non l'ho usato. Ok, perfetto, è andato a casa, ottimo così. Come avventuriero mi devi dare il numero di telefono. Eh sì, ci mancherebbe altro. Ovviamente mi hai appena stuprato, ovviamente vuole mantenere i contatti. Ti prego, levati. Ok, perfetto. Adesso in teoria, esatto, dovrebbe esserci la parte dove quello del Team Rocket picchia il signore. Noi siamo il grande, mitico Team Rocket.
Eh? Si è sciolto anni fa? Ma non farmi ridere, altro che scioglimento, a dire il vero, ci siamo brevemente divisi, beh. Ma poi ci siamo riuniti per realizzare i desideri del grande Giovanni. Perdo solo tempo a raccontarlo a te, smetti di distrarmi e sparisci! Shbong. Perché voi sapete, no, cioè, voi dovete capire, che quando picchiate la gente fa shbong. Shbong. Queste sono le cose belle di Earth Goldrag. Ok, perfetto ragazzi, rieccomi qua, ho dovuto semplicemente mettere fuori il cartello e non entrare perché mi sono entrati i miei in casa. Che me un penso si dica in italiano, ma non è importante, andiamo da Franz e balziamoci il dialogo perché raga, è una Nuzlocke, non possiamo stare qua a guardare la trama. Franz andrà a cercare di fermare il Team Rocket, ma adesso vedremo la scena più ridicola del mondo Pokémon, nella quale Franz mostrerà tutta la sua inettitudine e farà schifo. Nel frattempo quanto è bella ragazzi Azzalina, come vedete non ci sono gli Slowpoke, ma appena li libereremo dal pozzo dove tra l'altro dobbiamo fare la cattura, potremo vedere degli amabili ritardati girare per la città come un branco di pecore. Anche se non sono pecore, sono... Eccolo lì, buongiorno. E nulla ragazzi, è davvero una figata Azzalina, ha una delle team migliori e una delle città più carine secondo me. Nel frattempo pozzo Slowpoke, ora cattura. Vediamo chi ci capita, ti prego, chiudo gli occhi. Urco giù adesso, sto rumore qua, prime gen sicuro. Whipping Bell, sì. No, la pietra foglia, no. Perché c'ho così sfiga io, mannaggia a me. Allora, proviamo a fare un acido così, Blur ci servirà per indebolire i Pokémon, io ve lo dico. Velen puntura, ok, non dovrebbe farmi male. Ma cazzo, un altro tipo veleno, tra l'altro, non ci ho pensato. Velen puntura di nuovo, ok, fermi. L'abbiamo attaccato abbastanza, switchiamo e mandiamo. Io raga ho il terrore di dimenticarmi della challenge, sul serio. Io, ditemi se volete che io metta un fogliettino qua per ricordarmi della challenge, perché io altrimenti non ce la faccio. Cioè proprio psicologicamente parlando non ci arrivo io che devo fare la challenge. Ok, Pokéball, io Whipping Bell non so come lo chiamare. Come lo devo chiamare, non so coniugare i verbi, aiuto. 1, 2, 3. Hashtag Pokémon Master nei commenti, se volete. Whipping Bell. Cioè io potrei chiamarlo Whipping Brute, però non penso che ci stia. Whipping Bell, allora, cioè che poi Bell vuol dire campana, perché sembra tipo una campana, penso. Lo chiamo Wii. Allora è una pianta carnivora, è molto cattiva, è velenosa, ti mangia. Ma ok, no, se fosse stato femmina, mannaggia, avrei trovato il soprannome più figo di sempre. Invece no, perché è un veleno, quindi l'avrei chiamato Cicuta, che mi piace un sacco come nome, però boh, lo chiamo Sage. Perché alla Torre Sprout ci sono i saggi che in inglese si chiamano Sage, quindi... Sì, lo so, è un soprannome troppo semplice per i miei, però non è importante. Ok, perfetto. Quanti PS hai? Soprattutto le tue statistiche, la tua vita, la tua esistenza. Foglia alla Massoni... questo è già migliore. Ha la stessa identica natura di Blur, tra l'altro. Uguale proprio. E raga, tra l'altro ho visto fuori parte che l'uovo si sta per schiudere, quindi mi raccomando. Cioè, mi raccomando, dovrei dirlo all'uovo. Mi raccomando, vieni fuori qualcosa di decente. Tra l'altro, raga, pensavo l'uovo di contarlo come cattura di Violapoli, se per voi va bene. Perché altrimenti se mi si schiude in un percorso a caso, non lo posso usare, sarebbe una stronzata. Oh, calma, che è? Vabbè, hai preso ripeti, questo ha preso ripetizioni da Cyrus. Cazzo, pure l'Elevitor, oddio, calma. Allora, sbriccio il mano, prima ti ho fatto abbastanza, in teoria dovrebbe farti tanto anche adesso. Ok, perfetto, abbastanza, se non mi fare ferro scudo, no, ferro scudo, ti odio. Allora, calma. La tempesta di sabbia imperversa, ci colpisce, lui è di tipo acciaio, l'infame. Sbriccio il mano, mi sa che non lo manda a caso, minchia, non gli ho fatto nulla. Fendi spazio, però gli fallisce l'attacco. Allora, due volte l'ho utilizzato sbriccio il mano. Però adesso andrei di pesto... Vabbè, andiamo di pestone, raga. No, pensavo di fare ventagliente, ma tanto dovrei aspettare comunque un turno. Adesso al prossimo pestone lui dovrebbe essere morto. No, fai schifo. Allora, calma. Intanto piano piano c'è la tempesta di sabbia che mi sta mandando a casa. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Di alga a casa, Blur tipo a livello 10 penso. Adesso vediamo subito. Blur 211 PS e PS, buonanotte. Veleno denti, la madonna. Poi no, vabbè, direi di no perché ha
sia un buon attacco speciale che un buon attacco fisico, quindi tanto vale tenergli un'altra mossa speciale che piuttosto che levargli acido. Ok, fermi, switchiamo Wall-E e mandiamo Fuji contro questo Nidoqueen. E andiamo subito di... non ho visto cosa mi ha aumentato la statistica. Proviamo con un pestone però noi. Attenzione perché... Fuji. Una parola, basta, Fuji. Livello 18 e stiamo andando veramente a gonfie vele. Tra l'altro per il prossimo episodio per la palestra vedrò ovviamente di farvi trovare allenati due nuovi membri della squadra, che vedete già in sidebar tra l'altro, perché mi sembra troppo vuota quella sidebar, quindi l'abbiamo riempita. E mettiamo davanti ancora... boh, mettiamo davanti Fuji, che mi sembra che per questo episodio abbia combattuto più quelli che gli altri. E sì, non alleno più Blur perché adesso sto perdendo un po' di vita a sprecare una super pozione per lui, visto che in questo gioco i soldi scarseggiano e mi sembra un po' una bestemmia, e quindi risparmiamocela. Io ti giuro, recluta, che non sto leggendo assolutamente quello che dici, non mi interessa, voglio solo prenderti a botte. Kecleon, aumentami l'attacco. Fu ormai, raga, sono riuscito nell'impresa nella quale non era riuscito Giovanni, cioè controllare Mewtwo. Fuji fa tutto quello che gli dico, non è importante tutto il resto, cioè lui è mio, è ormai... quanto c'è? C'è Pokémon proprio cancro, ma... Rachel Artisan, perché dovete sapere che il Team Rocket è... cioè, un... sono comunque artigiani, nel senso che loro... arti, cioè braccia, già li avevano prima che fosse mainstream. Tra l'altro non so se lo sapete, ma Rocket non vuol dire solo razzo, e questo lo dico anche per il Luke che ci ascolta, ma vuol dire anche rucola. Quindi paradossalmente il Team Rucola. Hashtag Team Rucola nei commenti, insieme ad hashtag Pokémon Master che vi ho chiesto prima. Fango pece! Sì, buono fango pece, la do subito a Blur, cavolo. Questa è utilissima. Vero che non mi sto confondendo con altri strumenti? Mannaggia te, vero? Sì, perfetto. Buono fango pece, ci sta. Ottimo, non potevo desiderare di meglio. Blur, cioè, oddio, una pietra lunare non mi avrebbe fatto schifo, però vabbè, dettagli. Qualcosa mi puzza di Cresci K. L'avevo proprio annusato, c'era quel tipico aroma di Cresci K nell'aria che le cuffie mi cadono. Smettere di rubare code Slowpoke. Se obbedissimo a chiunque non ne andrebbe della reputazione del Team Rocket. Effettivamente puoi anche aver ragione. Allora ti devo prendere a botte sul Gargarozzo per sconfiggerti. Pestone, Venusaur, vai a casa, perfetto. Espeon, cambiamo mossa, ve la incrocio subito, perfetto. Rapidash, a casa pure tu. Madonna, ma raga, Fuji è troppo forte, veramente. Ci è capitato uno starter OP, io non ho parole. Probabilmente sceglierò delle challenge per impedire, per limitare la sua potenza, perché è veramente qualcosa di allucinante. Nel frattempo, grazie, buongiorno. Lei è il miglior, guarda, è bello Noctu, sì, gran Pokémon. Siamo tipo circa 21 minuti, quindi ci manca solo da battere Milas e poi concludiamo l'episodio. Che vuoi, io sono il più crudele del Team Rocket. Prova a intralciarci e capirai perché. Attenzione, battaglia con Esteban. Cioè, è il team spaccio questo, Esteban, classico nome Tamer. Illumise, perfetto, aspettavo qualcosa di meglio dal più crudele del Team Rocket. Però vabbè, fa niente, non è importante, noi ti vogliamo bene così, Milas. Però ti apriamo il culo con sbriccio in mano. Io volevo usare pestone, mi ho scliccato, però voi non dovete, dovete far finta di niente, come se non avessi fatto nulla. Ok, perfetto, vediamo chi hai. No, prima ovviamente c'è la tempesta che mi deve continuare a dire, sì, guarda che ti sto colpendo. Hitmontop. Cioè, che non è proprio il top de... Buongiorno anche a lei, sì, grazie. Livello 12, forse riusciamo a mandarlo a casa con uno pestone. Uno pestone, vai a casa. Uff. La mia faccia forse non l'ha mostrato, ma avevo il terrore di una mossa di tipo lotta che mi avrebbe potuto mandare a casa. Ora... a regola sbriccio il mano dovrebbe mandarlo. No, io c'ho paura, raga, switch. Io switch, c'ho paura, sul serio. Vediamo cosa avrebbe fatto. Leggimente, aiuto. Ok, dobbiamo mandarlo a casa, non è che c'è molta scelta. Ti prego, muori. Oh Gesù, se mi avessi fatto Wotonda su cosa sarei andato a casa diretto. Perché attacca per primo Wotonda. Meno male che ho switchato, battuto lo spacciatore Esteban, perfetto. Vai di stereotipi sugli argentini e i colombiani spacciatori. Ovviamente si scherza, raga, sono appunto stereotipi, sono battute. Perfetto, abbiamo liberato i nostri Slowpoke, cioè i nostri Slowpoke, gli Slowpoke della città. Nel frattempo Franz ora dovrebbe darmi una Rapid Ball, se non ricordo male. Io gli mollo qua qualche Kikoka, ma perché mi devono cadere le cuffie, raga, ma spiegatemi.
Queste cuffie, cuffie ribelli, peggio di semaforo che vuole seccarmi. Boh, non so, cucati queste, ti prego. Sì, 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 ok, perfetto. Mi ci vorrà un giorno di intermattazione, non ci vengo. No, scusami, sì, lo voglio il numero di tuo nonno, è sempre stato un sogno dell'infanzia. Grazie, è il mio idolo, Franz, veramente. Il mitico artigiano. Ok, perfetto ragazzi, quindi io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, commentando, cioè, grazie al cavolo, mi direte, lasciando tante nuove challenge per il futuro e comunque cosa ne avete pensato dell'episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete la campanella, premettela, fate quello che dovete fare in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed, rispondete a domande del giorno, passate ai social che troverete in descrizione, le mie intro diventano più lunghe ogni volta che faccio un video. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella sta ripetizione.